Squadra Mobile 2, trama quarta puntata, la furia di Claudio Sabatini. Anticipazioni Squadra Mobile 2, trama della quarta puntata. Colpo di coda inaspettato per Squadra Mobile 2. Claudio Sabatini si troverà solo nella quarta puntata della fiction di Canale 5 in onda ogni mercoledì alle 21.25 per 8 appuntamenti. Nella quarta puntata di Squadra Mobile 2 la rete intorno all'ex poliziotto della Narcotici si stringerà. Il personaggio interpretato da Daniele Liotti ha dovuto fare i conti con un tradimento inaspettato nelle scorse puntate, quello di Vanessa. Proprio la compagna infatti è stata la responsabile del furto di diamanti. Il personaggio interpretato da Daniele Liotti dovrà fare i conti con la malavita romana, ma anche con Roberto Ardenzi. Giorgio Tirabassi continuerà la sua ricerca spasmodica di Sabatini. Nella quarta puntata, che andrà in onda mercoledì 4 ottobre, l'omicidio di Vanessa creerà non pochi problemi alla squadra di Roberto Ardenzi. Il vicequestore finirà sui giornali e verrà incolpato per la morte accidentale di Laura Barriales, avvenuta durante l'operazione messa in campo per incastrare Sabatini. Anche quest'ultimo sarà convinto che ad uccidere la compagna, e il bambino che portava in grembo, sia stata proprio la polizia. La verità sarà in realtà un'altra. Ardenzi riuscirà a dimostrare la sua innocenza e quella della sua squadra? Nel frattempo Claudio Sabatini sarà mosso dalla voglia di vendetta e scatenerà tutta la sua furia. Squadra Mobile Operazione Mafia Capitale, quarta puntata, la svolta. Le anticipazioni di Squadra Mobile Operazione Mafia Capitale svelano che Ardenzi sarà impegnato anche nell'indagine sulle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione romana. In particolare il personaggio interpretato da Giorgio Tirabassi, attraverso il lavoro della sua squadra, scoverà delle strane operazioni fatte dalla società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Roma. Nel frattempo la ricerca di Daniele Liotti arriverà a una svolta. Sabatini in trappola nella terza puntata di Squadra Mobile 2 riuscirà a cavarsela ancora una volta, oppure Roberto Ardenzi vendicherà finalmente la morte di Marcello facendo giustizia? Ernesto Cocco, l'uomo che aveva rubato i diamanti a Daniele Liotti insieme a Italo Manzi, si sveglierà dal coma. Ardenzi riuscirà ad arrivare prima di Sabatini in ospedale per ottenere informazioni utili per incastrare l'ex poliziotto. Al centro della quarta puntata del 4 ottobre di Squadra Mobile 2 ci saranno anche le vicende sentimentali di Isabella D'Amato, Riccardo Pisi, Giacomo Polena, Roberta Cruciani e Cecilia La Rosa. A tessere la trama del prossimo episodio della fiction di Canale 5 anche le difficili vicende familiari di Ardenzi, alle prese con i segreti della figlia Mauretta. L'appuntamento perciò con Squadra Mobile 2 è per mercoledì 4 ottobre alle 21.25 su Canale 5.